Dario D'Ambrosio, intanto benvenuto a Bassano. Per chi non ti conoscesse, un po' se descrivi le tue caratteristiche di gioco. Sono un difensore centrale che in occorrenza negli ultimi anni ha fatto proprio il difensore centrale a causa di un infortunio importante alla caviglia, però mi sono ripreso molto bene e posso fare anche il terzino destro, quindi credo che posso fare sia il terzino destro che il terzino sinistro e anche il centrale in occorrenza. Quindi insomma difensore polivalente. Sì. Ma cosa ti attendi invece da questa tua avventura al Bassano? Cosa ti aspetti? Ma sicuramente vengo in una piazza che l'anno scorso ha perso la finale e quest'anno lotta per le prime tre posizioni sicuramente. Quindi vengo in una piazza dove ho trovato un gruppo già formato, un allenatore molto bravo che lavora molto bene sul campo e credo che sta a quelli che arrivano a gennaio, in questo caso io, di mettere a disposizione il proprio bagaglio anche di esperienza a disposizione della squadra, del gruppo e dell'allenatore. Perché non lo sapesse, D'Ambrosio dell'Inter è il tuo fratello, anzi è il tuo gemello, come se non si vedesse, insomma, però che effetto ti fa, voglio dire, che rapporto avete voi due? Dicevi, nel giovanile avete sempre giocato assieme e poi invece avete sempre giocato contro. Sì, abbiamo giocato contro in B e poi infatti per farmi prendere ho fatto fare un paio di allenamenti a lui e poi dopo, a parte gli scherzi, no, abbiamo un bellissimo rapporto che va al di fuori del campo e ci sentiamo quasi ogni giorno, insomma. Questa cosa sta terrorizzando Cenetti, però. Sì, perché c'è la fidanzata che è innamoratissima di mio fratello, quindi appena mi ha visto ha detto tu non ti presentare a casa mia perché aveva paura, però a parte tutto è un bel gruppo e mi sto trovando molto bene, insomma, per i primi giorni che sono qui.